Salve a tutti, Paolo di Star Trek, io sono sempre Jared, oramai lo potete notare dalla solita camicia, ormai sono come un manga, e benvenuti in questo nuovo video di Talking Trek! Si pronunciano novità su Star Trek Discovery e Star Trek Picard al Comic Con di New York. Star Trek si accinge per il terzo anno consecutivo ad invadere il Comic Con di New York, con un panel di un'ora e mezza dedicato uno a Star Trek Discovery e uno dedicato a Star Trek Picard. Come gli anni passati, l'evento si terrà al teatro del Madison Square Garden. Ringrazio il sito TG Trek come fonte. Il panel di Discovery si svolgerà dalle 19 alle 19.45, orario italiano, mentre quello di Picard dalle 19.45 alle 20.30. Del 5 ottobre. Ok, adesso arriviamo al sodo, quello che penso che succederà da questo grande evento. Allora, dopo il Comic Con di San Diego si può considerare il Comic Con di New York la seconda più grande vetrina dove Star Trek in questo momento può presentare un trailer e soprattutto dare delle notizie, diciamo, concrete e importanti, perché se tu non lo fai in un grosso evento, queste notizie poi non arrivano a tutti quanti, non arrivano alle grosse testate e quindi si perdono e tu praticamente non diventi poi virale, quindi c'hai bisogno assolutamente di un grande palcoscenico. Allora, sul fronte Discovery non mi aspetto assolutamente l'uscita di un trailer, perché Discovery è ancora nelle sue fasi iniziali, stanno girando i primi episodi, ovviamente la produzione è in corso. Penso che magari vedremo un making of, ovvero un video promozionale dove vedremo tutto il backstage, ti fanno vedere che loro stanno girando la serie, vedrai qualche attore in azione, ma non vedrai ovviamente un trailer vero e proprio. Questa cosa l'hanno già fatta, credo, per due stagioni di fila, quindi secondo me c'è una possibilità che succeda anche per questa stagione. Per invece il fronte Picard, un nuovo trailer secondo me sarebbe assolutamente sensato, anche perché se calcoliamo che la serie uscirà comunque prossimo anno, inizio prossimo anno, secondo me è l'ora di far uscire un terzo trailer fatto molto molto bene, spero come il secondo, e annunciare ovviamente la data di uscita, perché altrimenti sennò il pubblico comincia a scaldarsi. Tutti vogliamo sapere quando uscirà la serie e penso sia arrivato il momento per saperlo. Ovviamente all'evento saranno presenti anche tutti, o comunque se non tutti, la gran parte degli attori della serie Picard e la gran parte degli attori della serie Discovery. Però c'è un punto che mi lascia ancora dubbioso, gli short tracks. Da quel che ho letto sul sito di TG Trek, non sono comunque stati annunciati la presenza di Anson Mount o Ethan Peck. Sinceramente spero che saliranno sul palco a sorpresa o qualcosa del genere, perché onestamente questi short tracks sono stati annunciati per quest'autunno del 2019, però non vi è ancora nessuna data di uscita e secondo me questi short tracks rischiano di fare veramente una brutta fine, quindi anche qui c'è bisogno assolutamente di sapere una data. Siamo arrivati alla fine di questo breve video, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale e soprattutto ad attivare la campanella delle notifiche in basso a destra. Fatemi sapere fra i commenti qual è la serie che attendete di più, la terza stagione di Star Trek Discovery o la prima stagione di Star Trek Picard. Da Jared è tutto, lunga vita e prosperità!